Rieccoci a Primo City al Paris, appuntamento al mercoledì, gruppo TV7, siamo in diretta sulla pagina Facebook. Abbiamo appena sentito il presidente Pancalli, un bel personaggio, Ruggero, il presidente, ci sa. È davvero, parlare dopo di Luca è sempre un problema, perché davvero non solo è bravo a parlare, a presentare, ma poi è bravo di suo e quindi è difficile intervenire dopo di lui. Però credo che abbia dato di grandi meriti a Ruggero Vinnai, mi sembra, insomma, del ragionamento. Sì, che ha perché fatto, ci conosciamo da tanti anni e quindi insomma, l'amicizia si è sempre è aumentata sempre di più, e quindi abbiamo, dove era possibile dare il mio contributo, l'ho sempre dato, e non abbiamo mai avuto pareri discordanti, e quindi questo aiuta. Ma Presidente Carabba, che gioca a bocce che lo imbroglia per vincere, o sta tutto regolare? No, è bravo perché lui non solo è un puntista, ma sa anche bocciare, quindi, io invece il bocciare non è il mio forte, e lì perde punti Ruggero, vero? E perde punti, sì. Senta, era ovviamente per intromettere con Carabba, a livello nazionale, cosa vuol dire? Nell'espletare la parola, ovviamente, FISPET, vorrebbe dire Federazione Italiana Sport Paralimpici Sperimentali, sì. Giusto? Cosa vorrebbe dire sperimentali? Gli sport sperimentali sono tutti quegli sport che si vorrebbero affacciare al mondo ufficiale del paralimpismo e che però non hanno ancora... non sono ancora consolidati sul territorio. Faccio in maniera... un esempio. Il power chair football, che è il calcio con le carrozzine. Quindi ci sono atleti che usano le carrozzine elettriche con un pallone e devono fare gol. Ma anche sport che non hanno i numeri per... che sono paralimpici, ma non hanno numeri per essere inseriti nelle federazioni di pertinenza. Ad esempio il rugby in carrozzina. E in Italia ci sono 6 squadre. Abbiamo avuto ospiti noi qui al rugby. In Italia ci sono 6 squadre dislocate fra il nord Italia e il sud, hanno il loro campionato italiano, però numericamente non sono ancora così importanti da essere inserite nella loro federazione CONI di pertinenza. E quindi si definisce sperimentale tutto quello che ci sta provando, no? Nel senso buono del termine. E quindi noi diamo casa e accoglienza a quelle discipline per far sì che tutti gli atleti che vogliono provare comunque a fare sport, anche non i più classici come quelli dell'atletica, come quelli del nuoto e quelli comunque più conosciuti, possano avere i loro spazi, e noi cerchiamo di dargli formazione, cerchiamo di dargli quello che serve per comunque fargli fare il loro sport. Ecco, chiedo a tutti gentilmente, perché non vorrei poi che qualcuno va via e domani Ruggero mi chiama e mi dice: non mi ha fatto quella domanda, non mi ha fatto, io vi conosco ma non conosco in maniera approfondita, dunque potete pure intervenire e fartevi anche delle domande con delle risposte, perché non vorrei poi far brutta figura, perché può succedere che questo è Fornasiero, mica capita, certo. Capita così. Nardo, quando è iniziata la passione per il tennis da tavolo? Allora, è cominciata già da giovane, quindi ben prima dell'incidente d'auto che ho subito a 23 anni, e giocavo a livelli infimi in parrocchia o presso una società di Rovigo. E poi l'ho ripreso in concomitanza dell'inizio della mia attività lavorativa. Mi sono detto che volevo tenermi in forma, volevo migliorare la mia prestanza fisica. Ecco, stiamo vedendo un'immagine ovviamente. Sì. E quindi tra i vari sport che potevo scegliere ho scelto questo, il tennis tavolo, proprio per affinità. Ed è stato un crescendo di passione, di risultati, di ore sul tavolo, di allenamenti, grazie alle mie prime società, l'allenatore Giovanni Bruttomesso, anche lui in carrozzina. E la società Cotantuno è un esport di Rovigo all'inizio, poi passando per le Fiamme Azzurre e ora la Radiosa. E quindi così, insomma, è sempre stato un crescendo di allenamento. No, adesso mi ha ricordato, lei ha avuto un incidente in automobile, sì. Mi ha ricordato il ragazzo che ha avuto, rimasto in carrozzina, che è la Grande Fratello, che gli hanno sparato i menti, sì. Volontari. Ho letto una dichiarazione e lui dice: spero sempre di ritornare normale. Ecco, questa speranza voi ce l'avete ancora, che ha subito un incidente, che ovviamente non è nato così? No.
è ormai scomparsa del tutto? No, bisogna sperare negli extraterrestri con cure al di là delle nostre conoscenze, quindi non lo metto neanche in conto, faccio quello che posso fare al mio massimo. E questa eventualità, non, davvero, ho finito di prenderla in considerazione molto presto, ben prima anche di cominciare con lo sport. E ci vuole un bel carattere per farlo, perché delle volte... Sì, bisogna fare con quello che si ha. Io ho capito benissimo che non potevo fare più le rovesciate a centrocampo giocando a calcio, né andare per boschi a raccogliere funghi. Erano cose che mi sarebbero state precluse, presumo, per tutta la vita. E c'è tanto altro, insomma. Ci sono c'è dell'altro, no, era per capire il ragionamento che avevi fatto, che dall'incidente non mi è venuta, ho letto una dichiarazione proprio, cioè, l'ho sentito, vabbè, proprio, se uno non nutre la speranza, continua, ha detto che... io spero con la riprendere, andare nei centri di terapia, di riprendere è chiaramente una speranza che magari ognuno di noi e ognuno di voi ha, insomma, ecco perché ho fatto questa domanda, perché mi è venuta. È che mi sorprende questo ragazzo che lo sanno tutti che se entro sei mesi non riprendi, non hai una ripresa, non cammini più. E questo qua è passato oramai più di 3 anni e ancora pensa, questo qui allora, questo davvero, io me lo auguro che si realizzi quello che lui spera, quello che lui dice. Purtroppo non è così, dopo 3 anni che dice che io voglio camminare, io camminerò, io... No, ma è bello, Ruggero, però io sono invece che penso che la scienza, la ricerca, prima o dopo riesca a fare questo miracolo. Giorgio, sono in tanti che la pensano come te, anch'io la penso così e glielo auguro di cuore, ma non è così, non può dichiararsi una persona, un atleta paralimpico, non è un paralimpico, non è nemmeno un olimpionico, allora lui è una persona con disabilità, che le auguro tutte i beni del mondo, però mi sembra che o si prende in giro lui o ci prende in giro noi. Oppure la speranza che uno ha anche in buona fede. Ma no, ha 24, 25, non so quanti anni ha, ma è passato 3 anni, quindi non è passato 6 mesi. Certo, certo. Cioè lui mi pare che stia ancora sognando. Ecco, come sogno Giorgio, mi ha troccato. Guarda, ti ringrazio per questa opportunità perché davvero ce l'avevo nel cuore. No, va bene, hai fatto bene a dire. Siccome l'ho sentito, per questo nel ragionamento che faceva Nardo, gliel'ho chiesto perché ha avuto un incidente anche lui, come l'ha avuto... Certo, Andrea è stato... Sì, anche io ho avuto una lesione midollare... Borgato. Ho avuto una lesione midollare. Faccio confusione tra Borgato e Nardo, chiedo scusa. Ho avuto anch'io una lesione midollare incompleta, però, e dopo 6 mesi di ricovero e di riabilitazione al San Bortolo di Vicenza sono riuscita. Dove tra l'altro c'è Alex Zanardi? Sì, penso che sia stato trasferito lì. No, è lì. E appunto sono uscita dall'ospedale camminando con le due stampelle, a fatica, cioè facevo 500 metri, con le due stampelle ci mettevo per assurdo quasi 40 minuti, però poi altri 2 anni di piscina, fisioterapia, sono riuscita a recuperare il massimo che Izzo, posso recuperare la domanda che ho fatto, visto che poi anche Vinnai si è tolto quello che doveva dire, l'ha detto? Possono recuperare, dipende sempre da persona a persona, dipende da incidente a incidente, dipende dalla volontà anche di ognuno, attenzione, perché ci deve essere anche la volontà, non è solo... Bisogna accettarlo tutto. Accettarlo all'inizio, se no si fa fatica, secondo me. No, ma nell'accettare ovviamente vi fa grande onore, perché non è fatto, però io... ragionavo un po' più in là, sognavo, e sognare poi non è mai male, che magari la medicina, la ricerca, trovi un modo, un metodo di far sì che qualcosa si migliori anche in questa situazione. Ecco, se posso intervenire... No, potete intervenire tutti, certo. Potete intervenire. Allora, io non voglio spezzare i sogni o dare sentenze a chi che sia. Ogni lesione, soprattutto midollare, ha una storia, ha una forma, è un esito diverso. Quindi può succedere assolutamente di tutto, recuperi tra virgolette miracolosi, inaspettati, ce ne sono stati e tanti altri, per tantissimi altri non ci sono stati. È giusto anche un po' sperare, se vogliamo, in qualche avanzamento della medicina, in varie tecniche che si prospettavano già 15 anni fa o 20 anni fa, quando ho fatto l'incidente io, c'era qualche ciarlatano, c'era qualche bravo studioso, però voglio dire,
non fermiamoci, che nessuno si fermi aspettando la medicina. No, ho capito, Borgato, ho capito. Quello che poi hai 25 anni, fai quello che fallo, fai di più, fai, cerca di fare il massimo di quello che puoi, ma quello che vuoi, quello che ti piace, non è mica è scritto che debba fare il nuoto o chissà cos'altro, se vuole studiare, lavorare, qualsiasi cosa, però ecco, fermarsi ad aspettare oggi mi che sembra arrivi... che anche le, oggi i problemi sulle barriere architettoniche ce ne sono ancora, ma molte meno rispetto a 20 anni sì, fa. Sì, 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 chiaro, chiaro. Sono tante persone che si sono impegnate nell'associazionismo, in tante attività, ma in lavori anche più che normali. Anche voglio dire. Le sue parole hanno dato un po' fastidio anche dal discorso che, come se lui non voleva accettare, di far parte del paralimpismo. Cioè lui... cioè, ho capito dalle dichiarazioni di Ruggero, ho capito cioè, cosa intendeva. Esatto, proprio quello, non voler accettare. Io non farò mai parte del vostro mondo, come se loro hanno qualcosa di meno. Cioè, loro ho non capito, hanno niente di meno da nessuno. Un po' è... io non voglio giustificare nessuno, certo. Però è da capire, diciamo, certo, uno giovane è da capire che abbia, ma nessuno gli toglie la speranza, poi, ovviamente poi la realtà sarà un'altra, e mi auguro che la realtà sia ancora un'altra per tutti voi nel futuro, perché delle volte mi dico non è giusto, però la vita è questa, e allora mi auguro che la medicina, gli studi, le ricerche facciano sì che qualcosa venga risolto. Beh, anche se, come vi dite voi, posso, è impossibile, sì. Ma potete intervenire tutti. Se invece posso, proprio lo sport, e Francesco ne è un testimone diretto, perché lui ha lavorato a contatto. No, ma lo sa cosa, ma Francesco è silenzioso perché c'è la sua ex coach, e quindi è silenzioso. Ma c'è anche il suo ex presidente, perché io sono ex presidente di uno e anche dell'altro. Li ha tutti e due, li ha tutti e due. Ma se posso spezzare una lancia a favore, tanto, è così. Se posso spezzare una lancia a favore dello sport, e ripeto, Francesco ne è testimone perché ci ha lavorato proprio come ingegnere su queste dinamiche, e noi conosciamo degli atleti tetraplegici che attraverso lo sport, attraverso in questo caso il rugby in carrozzina, da una situazione di quasi totale dipendenza, perché avevano bisogno di una persona che li aiutasse a scendere dalla macchina, a caricarsi in carrozzina, a caricare la carrozzina in macchina, dopo un periodo di pratica sportiva, adesso si caricano la macchina da soli, vivono da soli, e quindi... E questo è l'apoteosi, no, dello sport, perché grazie a una disciplina sportiva che ti fa divertire, ti fa anche migliorare, ti fa anche utilizzare in maniera migliore quello che dopo la lesione, dopo l'incidente hai, in maniera tale che la tua vita cambi radicalmente da un punto di vista di autonomia. Anche perché, subentra anche un po' di competizione nella stessa squadra, con la stessa disabilità, lui ci riesce, io no, giusto, ci devo riuscire anch'io, completamente d'accordo, mi sforzo per riuscirci. D'accordo. E poi ti dà una sorta di, fra virgolette, protezione, accresce l'autostima. Non si è arrabbiata che ho chiamato Nardo Borgato per no, due volte, vero? No, se non si è arrabbiata è un onore. Lui... vuol dire che ho vinto 700 e passa a gare. Sì, diciamo, io nella vita precedente, se vogliamo chiamarla così, ero una campionessa, però non mi vergogno a far parte del mondo paralimpico, anzi mi ha veramente mi ha io credo che Giannardi sia un esempio su questo, sia stato e lui un esempio. È un altro esempio, infatti. Quello è stato un esempio, veramente. Venuto qui, ci ha raccontato la sua storia, è davvero uno... Perché ti, appunto, fa, come dicevo prima, fa crescere la tua autostima e ti dà, quella ti dà anche protezione e, alla vista, agli occhi degli altri, perché sei comunque una persona... Quanto ha vinto? Non ho capito cosa ha detto. Ha fatto... 734, 736... 734 corse, sì, con i cavalli. Ha vinto, ero, ha sì, vinto. Ha vinto 734 sì. Corse? Sì. Più i secondi, i terzi posti. Correva anche di notte. Non so, mi domando quanto correva, perché davvero... No, ma infatti, per vincere 734, quante ne ho perse? O quanti piazzamenti ho fatto? Ma adesso lei proprio... quelle che ha vinto, insomma... infatti questa mancanza di agonismo era proprio quello che mi mancava, la competizione, come ha detto... Beh, adesso ce l'ha Giovanni. Tanta grinta dentro. Sì, quella... Sì, ce l'ho Nardo, sempre si avuta, vede che ha tanta grinta. Probabilmente. Pensate così, è vero, col sorrisetto, anche Francesco ha grinta. Però sembra, lo sport vero? Ti fa c'è crescere... il suo compagno di canottaggio che... subisce lei in maniera incredibile. Sì, ho capito. Sì, sì. Perché lei, lei è durissima. Ah, l'ha messo sì, sì. Non è una compagna, è un'allenatrice per l'altro. Immagino, è mica... No, perché se quando fai parte di un equipaggio e non fai uno sport individuale,
quello che fai tu, che dai tu, lo pretendi ovviamente anche dall'altro. Sì. Ecco, no? Ma da quant'è, Ruggero, che ci sono le Olimpiadi per paralimpiche? Da quanti anni? La prima Paralimpiadi è stata organizzata in Italia 1960. Però c'erano pochi, 400 atleti, e che per gli italiani erano solo assistiti INAIL. Se vediamo, quindi, chiedo alla legge, se vediamo proprio il giorno dell'apertura dei giochi olimpici e paralimpici, vedere tutti quegli atleti uscire poi con le divise organizzate, guardate, insomma è tanta roba, in termine sportivo, vedere Bettella credo sia tanta roba, vedere, cioè, io vi dico la verità, nel provare, nel raccontarlo ora, che non sono stato lì, mi emoziono nel vedere, insomma, perché credo sia... È molto emozionante, ve lo dico davvero con la massima sincerità, nel vederlo trovo molto emozionante. Oltre emozionante, noi sapevamo che quella era una squadra forte, una squadra che portava tante medaglie, per cui per noi addetti ai lavori era ancora più emozionante, perché sapevamo chi avevamo mandato là. No, certo, emozionante. E Bettella, queste medaglie, ha le medaglie dietro, vero Bettella? Sono qui vicine, le hai? Non le... ce le ho con me, ma si possono prendere. Se la mia ex è l'attrice. E poi la ex, mi raccomando, perché sennò adesso prende. Allora, come è stata questa Olimpiadi, Francesco? Ma è stata molto... Può pure prendere, no, vado io, mi dica dov'è, dove sono le medaglie. Dopo, continua è pure. È stata molto emozionante, pure in maniera diversa rispetto alle altre che avevo fatto. Questa era la mia terza Paralimpiade, come Andrea avevo fatto Londra e Rio. E... Ma è stata la più bella, Francesco? Beh, per me Rio avrà sempre un sapore particolare e purtroppo Tokyo, appunto con la mancanza di pubblico, si è perso moltissimo, però perlomeno a me ha dato la possibilità di viverla in un modo diverso, più intensamente con i miei compagni di squadra. E... Pensavo fossero spalite. No, ci sono. Deve mettere al collo, perché faccio davanti in pallo, stiamo vedendo la gara, eccola qui. Sì, eccole qui. Ma è una, ma l'altra non c'è? L'altra. C'è anche l'altra. Ah, bella, allora una la mettiamo su. E che pesa? La metto su io. Pesano una tonnellata queste di Francesco. No? Uno, è come quando uno suona la fisarmonica, fa giù con il collo perché pesa. L'ho messa male? No, è perfetto. Va bene così, aspetta, metto anche l'altra. Prego, facciamo così, impalliamo. Quelli di Rio avevano un suono dentro per gli atleti non vedenti. Queste però non hanno. Però queste sono di materiale riciclato. Ma riciclato, però sono pesanti, eh. Sì. Il torcicollo, ne prese due, il torcicollo qua, Francesco. Sì. Prego, continua pure, lo metto su io. Fukushima. No, dicevo che il non avere... Ti dà l'energia. Eccoli. Le mettiamo un po' staccate così si vedono che sono due, eh. Esposto quello qui. Hola. Il non avere tifosi, i propri genitori, la propria famiglia presente a vedere le gare è stata sicuramente una grande mancanza. Però almeno quest'anno è stata fatta, insomma, no? Perché altrimenti, dopo quello che è successo, che è stata una cosa, pandemia che nessuno mai si sarebbe aspettato, tutto sommato in ritardo di un anno, però è stata fatta con aver visto molti atleti di tutte le nazioni del mondo parteciparvi, insomma. Sì, è stato molto, da un certo punto di vista, stressante stare attenti a tutte le misure, a prestare attenzione. Hai qualche rammarico per quelle medaglie? Volevi qualcosa di più oppure sei contento? Beh, allora, un atleta non si accontenta mai, quindi, insomma, io avevo lavorato ovviamente per raggiungere il massimo. E prima di partire, degli altri, con i miei avversari, eravamo in tre sullo stesso livello, quindi... La composizione del podio poteva essere una qualsiasi. E purtroppo il mese precedente alle gare ho avuto un infortunio alla spalla che mi ha un po' condizionato la preparazione. Però insomma sono cose che possono succedere. Ma dentro di te ti senti di poter cambiare colore? Beh, ormai no. No, le prossime insomma... Le prossime vedremo, perché sono tra tre anni... Al momento le gare della mia categoria non sono previste nel programma, quindi vado avanti un anno alla volta, anche per l'età insomma, che inizia a farsi sentire. Quest'anno ne ho avuto concreta il sentore concreto di questo, per cui l'anno prossimo ci sono i mondiali, anche nel 2023 di nuovi mondiali, quindi... Il programma prima delle Paralimpiadi è molto intenso, quindi andiamo avanti un anno alla volta
e cercherò di raggiungere quel colore che mi manca. Lo posso chiedere alla tua ex allenatrice, come hai detto te, ha delle possibilità Fornasiero? Beh, allenandosi sì, tra l'altro è già ritornato a nuotare col suo allenatore, con Moreno Daga, che è l'allenatore che lo segue negli ultimi 3 anni, ha fatto grandi cose con lui. E sono usciti proprio ieri i criteri di convocazione per i mondiali che ci saranno in Portogallo in giugno, e lui ha la possibilità di giocarsela, quindi già con i mondiali. Chi allena anche lei? Perché... Chi allena lei dei ragazzi che sono stati in in questo momento io seguo solo la nazionale, non seguo nessuno sul territorio. Ah, nessuno? No, no. Quindi difatti l'ha nominata anche Pancali, quindi ormai lei non allena più loro, allena gli altri? No, mi piacerebbe tornare ad allenare sul territorio, però ho avuto questioni familiari negli ultimi anni che mi hanno concesso solo di dedicarmi nei fine settimana o alla parte organizzativa, perché Francesco non l'ha detto, però lui oltre ad essere atleta è anche organizzatore di eventi. E proprio ci nascondi tante cose. Organizza una tappa di Coppa del Mondo che è stata quella proprio ammazzata dal Covid il 21 febbraio 2020, quando sono arrivati i primi positivi a Schiavonia. Ecco. Noi avevamo 40 nazioni che stavano arrivando a Legnano o Sabbia d'Oro per una Coppa del Mondo. Erano proprio, sono atterrati tra sabato e domenica, perché ancora non si capiva se si poteva o non si poteva. E abbiamo dovuto rimpatriare velocemente 40 nazioni. Brutto periodo, vero? È stato, sì, l'abbiamo sentita da vicino questa pandemia che è arrivata. Un po' tutti l'ha sentita, e dunque sicuramente è stato un brutto periodo che speriamo termini. Speriamo, io sono fiducioso, speriamo termini, dunque almeno ci sono tutti i presupposti, però qui... Di fronte a quello che è successo, ovviamente non abbiamo la possibilità. Andiamo in pubblicità, Ruggero, poi andiamo a vedere anche gli altri atleti che non sono potuti venire e cosa hanno vinto, e andremo a vedere anche le loro immagini. Rimanete con noi tra poco.